Allora, tanti campioni non lo so, tanti bambini sì, che è la parte più bella di questa giornata. L'importanza dello sport è fondamentale, io credo che in Italia si debba fare di più, si debba avere più ore di educazione motoria a scuola. Per quanto riguarda lo sport, credo che ci sia una grande dispersione di talento in Italia, perché comunque credo che questi ragazzi debbano avere la possibilità di sperimentare tutti gli sport. Questo non succede. Tantissimi ragazzi credo abbiano il talento per un determinato sport, ma non lo sapranno mai perché non hanno avuto mai la possibilità di poterlo fare, per cui la scuola credo che sia un fattore determinante per scoprirlo. Vedo che c'è un po' in alcuni insegnanti un po' di ostruzionismo verso lo sport, no? O studi o fai lo sport, o studi o fai calcio a livello serio. Io credo che invece debbano andare di pari passo, perché quello che ti dà la scuola è importante, ma è altrettanto importante quello che ti dà lo sport. E poi non tappare le ali a chi ha la voglia, la possibilità di poter fare dello sport il proprio lavoro futuro. Io andavo a scuola di sera, io facevo gli allenamenti la mattina e il pomeriggio, andavo a scuola dalle 5 alle 9, per cui mi organizzavo poi a studiare. Io credo che ci debba essere anche la volontà da parte dell'atleta a voler studiare, a voler formarsi, perché è importante formarsi, perché un calciatore formato è un calciatore più consapevole, per cui però ci deve essere anche la volontà. Però credo che ci siano degli strumenti adesso che aiutino un po' gli atleti in generale che fanno sport ad alti livelli, perché comunque ci sono le interrogazioni programmate, ci sono ore di assenze in più rispetto a uno studente normale, per cui gli strumenti ci sono, ci vuole la volontà da parte dello studente e la volontà da parte della scuola. Senti, passando alle strutture, ai tuoi tempi tante poche strutture e tanti talenti, adesso tantissime strutture e pochi talenti, cosa sta succedendo? Ma io non sono convinto che ci siano pochi talenti, le strutture sono migliorate, fortunatamente c'è ancora tanto da fare, soprattutto nelle scuole, perché ci sono tante scuole che non hanno la struttura, per il motivo che dicevo prima, le scuole necessitano di strutture per poter fare qualsiasi sport. Il talento c'è soprattutto nel calcio. Se noi vediamo che a livello giovanile anche l'Under 20, che ha battuto il Brasile qualche giorno fa, questo testimonia che il talento c'è, esiste. Chiaramente poi manca un altro tassello affinché questi ragazzi possano sbocciare e arrivare al calcio che conta nel più breve tempo possibile, perché nelle nazionali giovanili abbiamo sempre ottimi risultati, per cui ci dobbiamo interrogare su quello che si può fare per aiutarli ad emergere. Qual è il tassello che manca? Bene fino all'Under 20, Under 21 e poi? La Juve ha fatto le seconde squadre, vediamo quanti ragazzi da quell'Under 23 siano arrivati a giocare nella Juve, a giocare in giro nel panorama italiano, per cui credo che le seconde squadre, così come succede in altre parti d'Europa, possono essere un aiuto nel lasciare i propri ragazzi nelle proprie strutture con i propri allenatori, dargli la possibilità di fare l'esperienza in prima squadra e poi ritornare a giocare nelle seconde squadre, per cui credo che sia un progetto da tenere in forte considerazione per la crescita dei ragazzi. Grazie.